Allora, raga, buongiorno e buon lunedì di registro direttamente orario di pranzo perché sono mezzogiorno e 48, quindi l'una. Io sto pranzando con un po' di petto di pollo, i funghi, salatini perché non mi piace il pane, cioè nel senso non è che non mi piace, evito di mangiarlo. Quindi solitamente lo accompagno col pane di segale oppure con dei crostini, oggi salatini. Una bustina di maionese perché io non riesco a mangiare il pollo purtroppo senza la maionese, quindi una bustina me la concedo e ovviamente acqua. Buon pranzo e ci vediamo dopo. Allora ragazze, buongiorno a tutte e benvenute in questo nuovo video vlogmas. Oggi è 11 dicembre, stamattina vi ho salutato in realtà cioè non vi ho salutato ma vi ho fatto delle clip mentre mi preparavo la colazione. Tra l'altro ho cambiato programma di edit, adesso sto utilizzando CapCut perché mi dà la possibilità, a parte di mettere anche più canzoni nei video tipo di Natale, cosa che iMovie non mi permetteva, non so perché, o forse ero io che appunto non lo sapevo utilizzare bene. Comunque adesso voglio abituarmi appunto con CapCut, che lo vedo un po' più carino a livello di editing. Allora, io adesso sono sul divano, sono l'una e 20. Sto guardando ancora dei video su YouTube per appunto farmi compagnia perché sono da sola. Tra l'altro, che bella questa inquadratura, tutto di Natale, tutto nataloso. Ragazzi, tra l'altro, ieri ho fatto degli acquisti al centro commerciale, tra cui questo cappello che mi serviva davvero tanto, cioè lo volevo proprio così, di questo materiale, e l'ho preso da questo negozio che io non so mai pronunciare, comunque si è aperto da poco nel centro commerciale del mio paese, ed è questo qua. Sinsai, e ha ragazzi dei prezzi davvero strepitosi. Allora, questo cappello qui l'ho pagato 5 euro, ma raga ve lo giuro che ha una qualità pazzesca. Adesso me lo metto e vi faccio vedere come mi sta. Sembra un po' un fungo in realtà. Aspettate, ok, sembra un po' un fungo perché ho anche i capelli corti, però cioè raga, io devo stare calda perché soffro di cervicale e quindi mi serve una cosa per avere la testa al caldo, soprattutto in queste giornate che sono veramente freddissime. Lo volevo di questo materiale, quindi un po' più doppio, un po' più pesante, e l'ho trovato, mi piace un sacco. E adesso vi faccio vedere l'altra cosa che ho comprato. Ho preso praticamente questa maglietta di Minnie che io appena l'ho vista sono impazzita. Adesso ve la faccio vedere. Cioè, allora, ha il cappuccio fatto così, stupendo, sempre nello stesso negozio che ve lo faccio rivedere, questo qua, Sinsay credo si pronunci, comunque è proprio della Disney. È fatto così appunto col cappuccio, col fiocco tutto glitterato e le orecchiette nere. Ed è fatta così, con scritto appunto Minnie Mouse, tutti i cuoricini bianchi, ha anche le tasche ed è ragazzi di pile, quindi è super 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 calda davvero. Tra l'altro questa è una taglia bambini perché ho preso 134-140 cm, era la taglia più grande perché era nella sezione bambini, ma mi sta benissimo. E ragazzi l'ho pagata invece di 19,90, 9,90, cioè ditemi voi se la potevo lasciare lì con 10 euro. Una maglietta del genere, cioè pazzesca. È un po' scomoda per dormire perché ha il cappuccio. Infatti, ieri ho provato a dormire con questa, ma l'ho tolta perché mi dava fastidio il cappuccio, mi stringeva proprio troppo in gola. Mi sentivo tipo affogare, quindi per dormire non ve la consiglio come pigiama, ma per stare in casa la sera quando guardiamo la televisione, una serie TV, un video su YouTube, perché poi io sono una di quelle che se sta a casa deve stare comoda, se non in pigiama almeno con una maglia comoda, e questa appunto sarà la mia maglia comoda da casa, bellissima, stupenda davvero, e sinceramente raga con 10 euro, con tutto il cuore, non la potevo lasciare lì, cioè spettacolare. E poi ho preso, vi faccio vedere, un correttore, sempre ieri al centro commerciale, questo qua di Astra, che ho già provato, mi ci sono trovata super super bene, intanto io sono ancora col mio cappello, mi ci sono trovata benissimo, ho preso il numero 03 e niente, stupendo veramente. Questo qua è Fluid Concealer, mi trovo bene, costa 5,90, quindi in realtà è un prezzo adeguato e niente, mi trovo davvero bene, ve lo consiglio perché mi erano finiti tra l'altro tutti i correttori e io utilizzo sempre di Astra anche il fondotinta, anche questo ragazzi super mega consigliato,
L'abbiamo chiuso pure male. Vabbè. Comunque anche questo super consigliato. Eccolo qui, fatemi uno screen, raga, provatelo perché è top. Questo è sia un fondotinta che un correttore. E niente, super super bello. Forse ho sbagliato un po' la colorazione perché per me è troppo scuro e devo prendere una più chiara. Però comunque davvero ve lo consiglio. Poi il pack è di vetro, raga. Cioè per quello che costa davvero ve lo consiglio perché è top. Ok, detto questo, posso togliermi il cappello perché in casa non mi sembra il caso. Scusatemi, tra l'altro, questi capelli. E niente, quindi tra un quarto d'ora, 20 minuti, io torno al lavoro e ci vediamo dopo. Comunque, mi rendo conto che l'albero non ve l'ho fatto vedere benissimo. Scusate, non capisco perché c'è quest'anta aperta. Ok. Mi rendo conto che appunto non l'ho fatto vedere benissimo e quindi ve lo mostro. Allora, a parte che mia mamma ha addobbato tutta la casa come appunto potete vedere, vi faccio vedere l'albero che è questo. Allora, abbiamo deciso di mettere come punta un fiocco come l'anno scorso perché ci piace. Tra l'altro questo è super particolare con le pigne, così molto carino. Ovviamente acceso è tutto un altro effetto, però ve lo mostro così si vede nel dettaglio. Tra l'altro qui ci sono le palline personalizzate. Vedete Tonia, Luciana, che sarebbe mia mamma, Gennaro, mio padre e mio fratello Carmine. Super super belle. Vi faccio vedere qualche pallina più nel dettaglio. Sono tutte quante molto particolari, molto belle e davvero stupende. Guardate questa. Sono davvero particolari, tutte tutte tutte, vedete? Sono tutte diverse tra di loro, però ovviamente sul tono, sui toni del bianco e del rosso. E appunto questo è l'albero. Poi di qua mia mamma su questo tavolino ha messo appunto questo runner rosso con una candela, il presepe ovviamente in ceramica piccolino, super carino. Qui c'è Babbo Natale in miniatura, guardate quanto è bello. Tra l'altro lo teniamo da anni e anni, non si è mai rotto, cioè davvero è di una qualità pazzesca. Guardate qua quanto è bello. E qui c'è appunto questo, questa, non so, mini posta per spedire le letterine, che tra l'altro si è anche rotto, come potete vedere. L'ho comprato l'anno scorso da una ragazza che lo faceva, appunto, faceva le cose in casa personalizzate, ma non mi ha fatto un bel lavoro perché è durato proprio giusto l'anno scorso che l'ho acquistato e quest'anno già si è rotto. Però vabbè, basta incollarlo e con un po' di colla a caldo e si mantiene. E dobbiamo appunto prendere la colla e attaccarlo di nuovo. Però comunque vabbè, messo così non si nota nemmeno che è mezzo rotto. Molto carino in realtà. Me l'ha fatto una ragazza appunto che faceva le cose personalizzate su Instagram. Ed è molto carino comunque. A parte il fatto che è durato poco, però non è male. Guardate, è fatto proprio nel dettaglio. Molto carino, fatto così con la base, e all'interno appunto, se voi sciogliete, adesso non sciolgo se non lo devo rifare, c'è la letterina di mio fratello, ecco qua. Ha fatto la lettera di Babbo Natale e come si intravede c'è scritto PS4, ovvero che vuole i giochi per la PlayStation, come anche l'anno scorso, sempre gli stessi regali, però vabbè, è quello che vuole, quindi l'ha scritta lui. E niente, davvero molto molto carina questa posta piccolina. E poi lì ci sono le mu che mi ha regalato Roberto, che ho messo sotto l'albero in realtà giusto per mettere qualcosina, ma in realtà non sono, cioè nel senso so già che cos'è, quindi non è un regalo da scartare. L'ho messo lì perché vorrei resistere fino a Natale a metterli, ma non so se ci riuscirò perché appunto li vorrei mettere a Natale il 25 e il 24 per vigilia Natale. Ho già tantissimi outfit in mente con le mu, ma non lo so se riesco a resistere, vi dico la verità. E questo è appunto il reparto del salone dove c'è l'albero e tutto. Di qua invece, scusate c'è un po' di casino perché ovviamente c'è la tavola, la tovaglia e tutto. Di qua dove appunto sta il camino l'abbiamo decorato veramente stupendo. Ve lo faccio vedere così. Allora, su tutto il contorno abbiamo messo questo tipo runner di palline con i fiocchi. Qui c'è un mini presepe che tra l'altro si accende pure. Sopra invece abbiamo questo vaso con dei fiori rosso. Tra l'altro questo vaso è spettacolare. E queste candele a forma di mela che si aprono sono di Ikea. Non c'è scritto, ma vi assicuro che sono di Ikea, le trovate lì e costano tipo 2,50 euro. Molto carine.
Poi albero di ceramica, casetta, fiori, tutto tutto in tema. La bottiglia con il cappello, ci adoro. Di qua invece abbiamo questo. Comunque ogni angolo della casa è addobbato con qualcosa. Guardate lì che spettacolo, quei fiori stupendi. Comunque veramente giuro, ogni angolo è addobbato di Natale. Cioè adesso c'è casino, però anche sulla cucina mamma ha messo delle cose. Davvero ogni angolo, ragazzi, è addobbato con un po' di Natale. Cioè Natale ovunque, anche sulla tavola. Abbiamo comprato questa tovaglia, questo centrotavola. Comunque davvero ogni angolo della mia casa è addobbato con qualcosa. Anche i cuscini qui sul divano. Cioè davvero stupendi. Vabbè, vi volevo far vedere appunto in linea generale, perché l'altra volta quando ve l'ho mostrati non ve l'ho fatti vedere tutti. E niente. Cioè raga, dove mi giro giro c'è qualcosa. Guardate questo, l'ho acquistato stamattina. Stupendo. Questo. Comunque vabbè. In ogni piccolo angolo della casa c'è qualcosa di Natale. Io e mia mamma siamo innamorate, penso che si sia capito. Ok, vi ho fatto fare un mini tour, se si può dire così, nella mia casa. Stava cadendo l'iPad, raga, ce l'ho preso così. Nella mia casetta, appunto, piena piena di amore e soprattutto piena di cose di Natale. Ah, non vi ho fatto vedere questa che ho comprato io l'anno scorso, raga, di cui sono follemente innamorata. Cioè, vi prego. No, io ve lo devo girare, ve lo devo far vedere bene, perché è stupendo. No, ditemi voi se questa tazza non merita l'Oscar. Vi prego. Cioè, una delle tazze più belle che abbia mai visto in giro di Natale. Ed è della Preziosi. C'è anche l'articolo, se volete cercarla su internet. Pazzesco. Vabbè, qui abbiamo anche i bicchieri per il caffè di Natale, ragazzi, eh. Non ci manca nulla, non ci manca nulla. Comunque io davvero sembro un fungo con questo cappello, cioè non mi stancherò mai di dirlo, però sinceramente non mi interessa perché mi fa stare calda e questo è l'importante. Aspettate che abbasso un attimo la voce del computer. Ok, allora raga, io sono al lavoro come potete vedere, ho registrato anche prima una clip in macchina, mi è venuta bruttissima, l'ho cancellata. Ok, qui c'è più luce e possiamo un attimo chiacchierare. Allora, Maro, non vedo l'ora che mi crescono questi capelli. Allora, raga, stasera c'è la puntata del Grande Fratello e io sono contentissima, felicissima, perché almeno questo lunedì ci regala qualche gioia, essendo che lunedì è sempre un brutto giorno, sempre un giorno un po' così, che non sai dove, cosa fare, come fare, si sente sempre giù di morale, perché dopo appunto il sabato e la domenica, dipendendo dove sei andata in giro, a destra e a sinistra, poi inizia la giornata lavorativa e ti senti distrutta. Quindi stasera almeno c'è una gioia che è il Grande Fratello. Tra l'altro non so se voi state seguendo un po' tutta la dinamica Mirko, Greta, Perla. Sabato è uscito Mirko. È uscito Mirko, nessuno se l'aspettava una cosa del genere, nessuno si aspettava un'uscita del genere. Però raga, è uscito e il pubblico così ha voluto ed è uscito. Adesso sono uscite delle determinate dinamiche su questo TikTok dicendo che Mirko sta nel tugurio, che Mirko non è uscito. Poi un'altra parte dove dice no, Mirko è uscito, è stato avvistato nell'albergo con la mamma. Un'altra parte che dice no, Mirko non è uscito proprio dalla casa del Grande Fratello, oppure è uscito ma rientrerà come ospite. Cioè praticamente stanno facendo delle supposizioni che ovviamente non si sa se siano vere o sono false. Quindi oggi, cioè stasera, avremo la risposta a tutte le nostre domande per capire se Mirko rientrerà, se Mirko è uscito in modo definitivo. Io penso che sia uscito in modo definitivo, perché altrimenti il televoto non avrebbe senso, non avrebbe valore e soprattutto non sarebbe giusto nei confronti delle altre persone che sono uscite. Cioè nel senso che non è che loro escono col televoto e Mirko viene votato e non esce. Perché? Perché è Mirko. Ma raga, eccomi. Io mi sono fatta la mia tisanina nella tazza di Natale. Cioè, guardate quanto è bella questa tazza, stupenda, rossa, con scritto Natale Cineve, e ovviamente la mia felpina abbinata che è anche un po' natalizia. Mi sto guardando il Jeff, cosa c'è questa. Io sono seduta esattamente sì sul tavolo,
e ho questa brutta abitudine di mettermi proprio sul tavolo, così seduta a guardare la televisione dal divano, e come se non me la gusto, non la vedo, devo stare azzeccata alla TV perché il divano sta lì, invece la TV sta qui e io sto praticamente con la faccia della televisione. È una brutta abitudine, ma purtroppo non me la godo bene. Ti dai una calda? Troppo bello, raga, questo è proprio il mio momento coccole, il mio momento relax, per poi appunto ricaricarmi per la giornata di domani, che lo sapete, le mie giornate sono sempre veramente un casino, cioè durante la giornata sono una trottola, quindi la sera la mia coccola è appunto letto, casa, pigiama, tisana, e mi rilascio così, non c'è un altro modo più, cioè mi dà proprio una pace interiore impressionante. Allora ragazze, buongiorno, perdonate la faccia sbacciatissima. Sono praticamente in un parcheggio perché devo andare un attimo dal cinese per prendere praticamente, aspettate che spengo la macchina, ok, devo prendere praticamente delle cose, vabbè, natalizie da mettere nel negozio. Allora, in primis devo prendere delle palline da mettere sotto al soffitto col filo nylon, perché praticamente già l'anno scorso le comprai, solo che sono poche, nel senso che sono 4-5, ne vorrei prendere almeno un'altra decina per riempire un pochettino il soffitto. E poi voglio prendere, non lo so, ora vediamo, qualche fiocco da mettere in vetrina fuori, perché abbiamo messo già le luci, però voglio addobbare anche un po' la vetrina perché non c'è nulla nella vetrina, sono vetrine piccole, non sono ovviamente vetrine come i negozi di abbigliamento, però comunque ci sono, quindi le voglio abbellire un po'. Adesso andiamo dal cinese, vi porto con me e vediamo cosa troviamo. Speriamo di trovare almeno le palline, che sono la cosa che mi preme un po' più di tutti, perché comunque ci sono 4-5 palline ed è completamente spoglio così. Ok raga, fatto. Non ho registrato dentro perché c'era un macello, credetemi, un casino di gente. Adesso vado in macchina e vi mostro quello che ho preso. Ho speso tipo 9 euro, quindi pochissimo. Adesso vi dimostrerò. Ok, questo è quello che ho preso. Palline rosse, grandi, bianche, oro, grandi. Il filo di nylon per appenderli. Questi tipo per la vetrina, le piccoline per la vetrina e le piccoline per la vetrina. Questo è i miei acquisti. Guardate come sono belle qua. Questi qua si sono, vabbè. Vabbè, ciao. Guardate. Uno e due. Guardate Roberto dietro. Ecco qua, bellissime. Queste sono tutte rosse, super carine, piccole piccole, e le appenderò praticamente, mi stai esaurendo, praticamente qui. Adoro. Raga, risultato finale, eccolo qui, mi piace un sacco. Ah, mi sono dimenticata le palline dentro. E in realtà voglio aggiungerci le serie, cioè praticamente le lampadine a batteria e anche i fiocchetti rossi, però questa è una cosa che farò oggi pomeriggio, non ora, perché adesso è ora di pranzo. Comunque ho messo appunto queste due palline piccole con questo qua in mezzo bianco, qui sempre le due palline rosse e lì una, due medie e una grande che scende. E la stessa cosa l'ho fatta di qua, ho sempre allestito la vetrina e ho messo sempre due palline medie, una grande, poi due piccole qua con questa qua bianca. Devo dire che mi piace un sacco il risultato, sono molto molto natalizie, molto carine, manca solo le lampadine, e su ogni singolo pacchettino voglio mettere i fiocchi rossi, su tutto i fiocchi rossi, super super bello. Vabbè, ovviamente sono tutte cose della ferramenta, quindi abbiamo messo un po' di tutto, la pompa immersione, la cassetta porta utensili, il porta oggetti, cioè diciamo un po' di tutto. Ecco qua, super super carino, sono molto molto soddisfatta. Ragazzi, è l'ora della tisanina, sono le 4 e io sinceramente necessito di una tisana calda, vi dico la verità.
Scegliamo anche la tazza. Voglio usare questa, perché me ne sono appena ricordata e sinceramente la voglio usare, però la devo lavare. Comunque sto cercando di organizzare una partita di carte stasera, se ci riesco, insieme a appunto alla mia famiglia, perché vorrei giocare, però sinceramente non lo so se anche per voi la stessa cosa. Per organizzarci è sempre un macello, cioè sembra veramente che dobbiamo, non lo so, comprare una casa. Davvero è uno sbatti organizzarsi. Comunque, un attimo a bollire l'acqua, che la faccio bollire un po' l'acqua, così appunto la pulisco proprio. La pulisco bene bene a fondo, perché comunque è sporca e sta negli scatoloni, quindi la voglio pulire bene. E poi mi faccio una bella tisana, non so se farmi la camomilla oppure appunto una tisana tipo a finocchio, così, ma vediamo, per cambiare un po', perché già ieri sera ho fatto la camomilla, vorrei cambiare un po'. Tra l'altro queste sono le condizioni attuali delle mie unghie, ho praticamente 4 unghie in meno. Lunedì dovrei andarle a rifare, quindi devo stare così almeno un'altra settimana, che oggi è martedì, quindi più o meno una settimana, perché lunedì c'è il ritocco. E appunto le farò super super natalizie. In realtà penso di farle tutte rosse, vi dico la verità, non ho sbatti di fare disegni neanche, perché ultimamente non mi fanno impazzire. Le voglio accorciare un bel po', farle a mandorla e farle rosse. Penso che le farò tutte rosse, proprio vado sul classico. Quest'anno, l'anno scorso le feci super piene di disegni, quest'anno non ho sbatti di fare disegnini. Quindi penso che farò semplicemente un bel rosso super acceso e basta, le accorcerò tantissimo e basta. Niente di più, niente di meno. Quest'anno non mi va, anche perché ultimamente non mi piacciono più i disegni sulle unghie, le unghie troppo lunghe. Cioè già questa lunghezza qua per me è troppo, cioè per farvi capire. Per me già questa è una lunghezza troppo esagerata, però vabbè, avendo la ricrescita sono cresciute. Ma sinceramente le accorcerò tantissimo, veramente. Poi vabbè, ovviamente vedrete, perché vi porterò con me, quindi vedrete tutto. Allora raga, alla fine l'ho fatta, ho fatto la tisana al finocchio e aspettate, ma ve la faccio vedere, perché ve la consiglio un sacco buona. Adesso vi faccio vedere qual è, per non farmi sempre la camomilla. Ho detto vabbè, mi faccio questa, che ne ho tantissime e non l'ho mai fatta. Questa qui della Bonomelli, tisane ventre sgonfio, e ha praticamente finocchio, cannella, anice e carvi. Devo dire la verità, molto molto buona. Però io ovviamente, perché purtroppo questo è un mio limite, a terra, questo è il mio limite, che non riesco a bere le tisane senza zucchero. Per non esagerare, essendo che prendo anche una o più tisane al giorno, solitamente mi piace con anche più di una bustina di zucchero, ci metto queste qua, semplicemente per non esagerare, perché non è che se mi prendo 3 tisane posso usare 5 bustine di zucchero. Ci metto 2 di queste, che sono proprio delle appunto compressine piccoline di dolcificante, e con una non mi piace, con 2 riesco ad avere almeno un sapore piacevole e dolce. Quindi se anche voi come me, scusate, non riuscite a bere le tisane senza lo zucchero, io vi consiglio di comprare queste 2 compressine di queste e risolvete il problema. E almeno comunque, anche se ne bevete 2-3 al giorno, non fa niente, almeno usate queste invece dello zucchero. Sembrerà stranissimo questo inquadratura, infatti sto registrando con l'iPad, so che è strano, non so dove guardare perché la fotocamera è lì sopra e per me è stranissimo, però
volevo appunto fare questa prova. Ho messo anche il grandangolo con la fotocamera interna, che con l'iPad me lo fa fare, purtroppo con il telefono no. E vi sto registrando questa clip anche per vedere un po' la qualità, ovviamente, per capire se qualche clip la posso girare con l'iPad, che per me, credetemi, è comodissimo. E perché volevo farvi vedere praticamente questo gioco che ho sull'iPhone, in cui, cioè, praticamente io ci sono entrata in fissa da più o meno 2 settimane. Allora, il gioco in questione, adesso ve lo mostro. Aspettate, allora il gioco in questione è questo qua. Allora, da come potete leggere, appunto, è il Mirko Brunetti ha accettato la tua richiesta. Allora, questo qua è il gioco, non so se si vede, cerco di abbassare un po' luminosità. Allora, il gioco è appunto il Monopoly Go. E ragazzi, io ci sono entrata in fissa. Allora, praticamente io sono a questo livello, che è appunto Monopolis 3000. Se volete aggiungermi, scrivetemelo sotto nei commenti, che vi mando il link, ovviamente. Ovviamente, eccomi, ovviamente non dovete assolutamente abbattere le mie costruzioni. Dobbiamo essere amici per scambiarci queste qua, che sono, vabbè, per chi gioca a questo gioco lo sa, sono gli album, le figurine. Io praticamente ho completato l'album 1, l'album 2, l'album 3, l'album 4, 5 e 6. Mi manca questi altri 6. Quindi casa dolce casa, il regalo perfetto. Vabbè, ovviamente ragazzi, per chi non lo gioca, cioè sto parlando di aria fritta, però per chi lo conosce, per chi appunto lo conosce, vi consiglio di aggiungermi, così possiamo scambiarci le figurine, perché ho tantissimi doppioni. Cioè, adesso vi faccio tipo un esempio di questo album qua, guardate quanti doppioni ho. Cioè, dove vedete ovviamente più 2 più 1 sono tutti doppioni, guardate quanti ne tengo in un album. Quindi possiamo scambiarci le figurine. Niente. Fatemi sapere se ci giocate, se volete il link per diventare appunto amici sul gioco, e che ovviamente ve lo mando. Ho fatto anche questa prova per capire un attimo la clip con l'iPad come viene. Fatemi sapere anche voi giù nell'info box, sì, nell'info box giù nei commenti, se la qualità è almeno decente. Ovviamente non sarà delle migliori, però raga, alla fine è un vlog, si sa che si gira col telefono, quindi non aspettiamoci la qualità della videocamera Canon Sony. Però non penso che sia brutta, c'è anche il grandangolo, si vede tutto bene, vi posso mostrare le cose anche dal telefonino, cosa che prima non potevo fare. Niente, ditemi voi.